scenario internazionale del romanzo. Questa è un'attività che è stata promossa dall'Università di Trento, spero che mi sentiate, sì. È in collaborazione con il Liceo Pascoli, grazie soprattutto alla volontà e all'impegno di professore Accardo, del Liceo Carducci, della biblioteca civica e anche della rivista Filide, che ha deciso di collaborare con questa attività. È un'attività che vale anche come corso di aggiornamento per gli insegnanti, per cui tutti coloro che volessero possono anche firmare il foglio firme che è a disposizione in fondo alla biblioteca. Questo è un appuntamento importante, uno degli appuntamenti centrali dell'anno, quindi è un appuntamento particolarmente significativo. È un brutto segno. Avevo invitato Stephen King, ma non è voluto venire, sembra più verosimile. E ci permetterà di parlare del romanzo di Trieste. Prima di farlo vi ricordo poi l'ultimo appuntamento che si svolgerà sempre qui in biblioteca, che è l'11 maggio. Ci sarà la presentazione della rivista Filide, che questa volta ha deciso di dedicare un numero monografico ad Alberto Savinio, a 100 anni dalla pubblicazione del romanzo Ermacolito. In tale occasione ci sarà la professoressa Paola Italia, che ci parlerà appunto di Ermafrodito e delle sue diverse versioni. Questa sera ci sarà, come hanno già detto, Mauro Kovacic, che ci parlerà del romanzo di Trieste, a partire dalla pubblicazione del suo ultimo libro, che è La città interiore, che è un libro che ha anche vinto il premio Brancati, è stato finalista al premio Campiello, ed è un libro in cui l'autobiografia di Mauro Kovacic si intreccia con quella della città di Trieste e in particolar modo con la storia della città di Trieste nella seconda parte del Novecento. Si tratta di un'autobiografia tipica. Philippe Legendre dice che l'autobiografia è in qualche modo il racconto strutturato della vita di una persona, a partire anche da una svolta, da un cambiamento, e segue un percorso strutturato che porta anche a tirare in qualche modo le somme della propria esistenza. Questo, da questo punto di vista, non è un'autobiografia, nel senso che è uno zibaldone, è un testo anche rapsodico, in cui la vita di Mauro Kovacic si intreccia con quella di Trieste e anche con quella di tanti personaggi, da scrittori, artisti, musicisti, che hanno intrecciato la storia di questa città, e quindi una sorta di zibaldone autobiografico. Per cui io partirei direttamente con una domanda che riguarda proprio la struttura del testo. Leggendo questo romanzo mi sono ricordata, e poi tu stesso lo citi nel libro, un frammento tratto da una lettera che Italo Svevo scrive a Montale, in cui definisce la coscienza di Zeno. E qui Svevo dice che la coscienza di Zeno è un'autobiografia e non è la mia. E quindi partirei proprio con questa domanda, cioè se la città interiore si può considerare la tua autobiografia e non la tua. Grazie, buonasera. Allora, tra l'altro quella lettera che manda Svevo a Montale viene dopo un incontro tra Svevo e Montale molto divertente, molto curioso, perché Montale, come sapete, è stato uno dei protagonisti della fortuna, dell'inizio della fortuna della coscienza di Zeno, che aveva scritto un saggio che poi è diventato determinante per gli effetti, per proprio la fortuna che avrà questo libro. E a distanza di poco tempo, Montale era molto giovane, Svevo era già un signore anziano, ma direi da qui, da questa cosa che è un po' strana, un po' storta, diciamo, per arrivarci, nel senso che, ecco, l'aneddoto è il seguente: Montale, giovanissimo, ha l'impressione di scorgere in lontananza un Hector Schmitz, Italo Svevo si chiamava Hector Schmitz, a Milano. Dicevo, non è possibile, a Milano, lui è di Trieste, com'è possibile? Ebbene, Hector Schmitz in quel momento ha tipo 56-57 anni, sta per diventare quello che sarà poi uno dei più grandi romanzieri del Novecento in lingua italiana, e non aveva mai visto l'Italia.
Per lavoro aveva girato moltissimo, soprattutto in Francia e in Inghilterra, perché appunto grazie era un manager, no? Era un grande, aveva rilevato, era diventato direttore della fabbrica veneziana, che era questa fabbrica di vernici del suocero e quindi della moglie, e quindi girava molto soprattutto in Inghilterra e in Francia, era tedescofono perché appunto è cresciuto nell'impero austro-ungarico e ha parlato non ha mai parlato italiano sostanzialmente, cioè è uno scrittore in italiano che non ha mai parlato italiano, e soprattutto uno scrittore in italiano che non ha mai conosciuto l'Italia, cioè è arrivato a vedere l'Italia in una specie di viaggio di piacere con la moglie all'epoca si sarebbe detto già tarda età, diciamo, che aveva 57-58 anni, e quindi si fa un giro, vede Firenze che non aveva mai visto, e vede Milano e lì Montale lo riconosce e lo ferma. Ora, questa stranezza è una stranezza di cui chi scrive in italiano a Trieste prima o poi deve dar conto, secondo me. Tra l'altro è curioso dirlo qui, dirlo a Bolzano, no? Per tutta una serie di affinità che ci sono ovvie, direi, per questa condizione di confinanza, di non appartenenza, di straniamento, no? Di essere italiani, di però di essere insomma, tutte le cose che già sappiamo, non voglio dire cose troppo scontate. Per Italo Svevo, meno consapevolmente di tutti gli scrittori che sono venuti dopo, chiaramente, penso a Claudio Magris, ad esempio, per arrivare fino agli ultimi, per arrivare fino a me, insomma, questa questione non era irrilevante, prima o poi era una questione io di cui avrei dovuto occuparmi. Ora, come potevo occuparmene, pensato, no? Perché la questione linguistica poi è una delle dominanti di questo libro. Non certo scrivendo un libro come gli altri, non certo scrivendo un romanzo nel senso classico del termine. Per forza di cose questo tema doveva attraversare la mia esperienza, quindi la mia vita. Per forza di cose questo tema doveva portare in gioco la mia esperienza personale, e quindi per dar conto di questa cosa strana per la quale io, diciamo, mi sono centrato in una lingua che uso come intruso, mi sono centrato e utilizzando una lingua che ho appreso, ho scritto questo libro, che però non ci arriva in una forma saggistica, ci arriva attraverso riferimenti, che molto spesso sono riferimenti letterari, ma non soltanto. Sono riferimenti legati anche alla storia della mia famiglia, banalmente. Io ho avuto un nonno di origine slovena, Kovacic, non è un nome italiano, che ha fatto 2 anni di confino politico in Basilicata come comunista, e dall'altra parte avevo un nonno italiano d'Istria, che ha combattuto nella Regia Marina fascista, ad esempio. Lo sloveno è arrivato in Italia e già durante la Prima Guerra Mondiale scriveva alla madre in italiano, perché voleva rimuovere, lui comunista, voleva rimuovere la lingua di appartenenza, e dall'altra parte aveva un nonno che per tutta la vita a Trieste è stato considerato, virgolette, uno slavo, perché veniva dall'Istria, invece era italianissimo. Ora, queste due piccole cose hanno comunque a che vedere con la questione linguistica e a come si è formata la mia, chiamiamola, identità. E allora, questi sono due esempi. Insomma, il libro è fatto di tanti tasselli che comunicano attraverso dei nessi estremamente arbitrari, spesso sono dei nessi casuali, quindi parlare di una struttura del libro è veramente difficile, perché è una struttura mobile, una struttura fluttuante, una struttura
a cui in teoria si può avere accesso da più aditi, secondo me. Tant'è vero che io spesso parlo, non a caso il titolo è La città interiore, parlo di una mappa mentale, come se io avessi tentato di ricostruire la mappa degli incontri, degli incroci, ma anche dei viaggi, delle esperienze, dei modelli letterari, delle persone che mi sono state vicine, degli amici che in un modo o nell'altro hanno contribuito a farmi diventare la persona che sono, e quindi possono contribuire a dar conto di questa strana, di questa cosa tipica, atipica. Ora, parlare di atipicità a Bolzano fa abbastanza ridere, me ne rendo conto, però diciamo è l'anomalia triestina. Parlare della mia anomalia era secondo me anche interessante, non tanto perché fosse interessante la mia vita, ma perché in modo, mi verrebbe da dire, metonimico, no? Una parte per il tutto, creava una rappresentazione abbastanza degna di utile, diciamo, di Trieste, di cos'era essere triestini. Sì, a proposito di questa scelta autobiografica, Cortellesa, anche su Doppio Zero lo scorso anno, ha collocato il suo libro in una categoria che è quella dell'autofiction, cioè del romanzo con una sorta di autobiografia potenziata, intesa non soltanto come una ricostruzione della propria vita, ma anche della propria formazione culturale, quindi di tutta quella rete di rapporti letterari e culturali che una persona ha intrecciato nella propria vita. E ha messo in evidenza come alcuni dei romanzi più importanti che sono stati pubblicati negli ultimi due anni, il suo, Leggenda privata, di Michele Mari, sono autofiction. Poi, e così anche Walter Sieg, poi Walter Sieg ha risposto mettendo in evidenza che forse la letteratura contemporanea sta in qualche modo cedendo troppo a questo genere letterario. Lei cosa ne pensa? Cioè, La città interiore può essere considerata autofiction? E perché la letteratura in qualche modo sta prendendo questa strada? Allora, come al solito, appena uno allarga il campo, diciamo, queste categorie che sono piccole piccole diventano più, diciamo, se uno allarga il campo, indubbiamente in questo insieme ci stanno anche i miei libri sono di autofiction. Questa categoria, che insomma è una categoria ormai manualizzata quasi, no? Nasce appunto in Francia, l'autofiction, e ha questa sua storia. Ora, se uno però stringe un po' di più il campo, nota una differenza, secondo me. Su questo io e Siti abbiamo lungamente discusso, sì, anche recentemente, tra l'altro. Stringendo, qual è la differenza, adesso provo a semplificare. L'intenzione, fondamentalmente. Allora, è ovvio che se io metto in scena un personaggio in un libro che si chiama esattamente come me, assomiglia in tutto per tutto a me stesso, fa delle cose molto simili alle mie e tutto il resto, quella cosa lì può entrare nella categoria dell'autofiction. Ora, si tratta di capire che cosa voglio fare io di quel personaggio. Se la mia finalità è fare in modo che, pur sapendo che ci sarà una distanza tra, diciamo, l'autore e colui che dice io nella storia, tra l'autore e il narratore, fare in modo che questo personaggio si avvicini il più possibile all'autenticità di ciò che verrà raccontato, e quindi la mia scelta di scrittore è fare in modo che quel personaggio sia davvero io, fatta salva questa distanza, quindi questa specie di distanza asintotica, no? Delle due rette, narratore e autore, però la mia intenzione è fare in modo che la persona, il personaggio che sta dentro il libro sia in tutto per tutto me stesso. L'atteggiamento di uno scrittore di autofiction in generale, soprattutto di Walter Sieg, è l'esatto opposto. Walter Sieg scrive un libro
uno dei libri più importanti, Troppi Paradisi, cominciando Io mi chiamo Walter City come tutti, che è un incipit estremamente importante e indicativo di che cos'è l'autofiction, cioè parte dal presupposto che non essendoci più la possibilità di ricondurci a una soggettività monolitica, ottocentesca, con un'interiorità fissa e un nucleo da analizzare, ma diventando noi degli io molteplici, la faccio più breve perché tanto so di dire delle cose scontate, a questo punto non nulla, e visto che è sempre più, abbiamo anche degli io che sono come degli avatar, no? Che si moltiplicano in noi, nella rete, nel modo in cui ci rappresentiamo e via discorrendo, si tratta solo di agevolare questa molteplicità e questo effetto di falsificazione e fare in modo che ci sia, che tutti noi possiamo chiamarci Walter City alla fine, siamo tutti dei potenziali Walter City, e quindi da questo momento si crea come una specie di laissez-faire, una specie di deregulation, nel quale a quel punto il narratore si sente autorizzato a diventare le cose più strane con quel personaggio che assomiglia a lui stesso. Quindi, seguendo questa linea, Michel Houellebecq nel suo ultimo libro, nel suo penultimo libro, è morto, e Walter City nei suoi molti libri fa delle cose turpi che escludo faccia nella vita. Per tutti intendo non perseguibili penalmente, non diciamo ecco, allora la differenza sostanzialmente è questa. Io mi considero in linea con una scrittura autobiografica. Faccio degli esempi illustri. Uno degli autori che io seguo con passione, con ardore, è Vittorio Alfieri. Vittorio Alfieri è uno scrittore di autobiografia. Vita di Vittorio Alfieri scritta da esso, di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso, è un'autobiografia che ha la forma di un romanzo. Faccio degli esempi più recenti, che sono arrivati tardi da noi, ma insomma Annie Ernaux, che adesso è una delle scrittrici diciamo più alla moda. Annie Ernaux è una scrittrice che già dagli anni 70 praticava queste forme di autobiografia, schietta autobiografia. Poi noi non è che possiamo indagare se il fatto che lei racconta della provincia francese sia o no realmente accaduto, perché è del tutto irrilevante, no? Un altro caso celebre francese sulla cui strada, diciamo, credo di poter immettere la mia scrittura, Philippe Forest. Philippe Forest è uno scrittore, decisamente uno scrittore di autobiografie. Tra l'altro Philippe Forest fa una distinzione, secondo me molto bella da questo punto di vista, fa una distinzione tra realtà e reale, e dice la realtà, della realtà sostanzialmente sappiamo tutto, comunque quasi tutto, cioè la realtà, sulla realtà abbiamo continue informazioni, sappiamo adesso chi farà il governo, come il Senato, ora, sappiamo come sta andando in Siria, sappiamo di Trump, sappiamo di Facebook, queste sono tutte informazioni che ci arrivano sulla realtà. Abbiamo le scienze sociali che ci aiutano a capire la realtà, queste sono tutte le cose che ci aiutano a capire la realtà. Benissimo, dice, questa cosa qua a me non interessa, dice Philippe Forest. Questo può interessare sociologi, giornalisti, bla bla bla. A me interessa il reale. E il reale che cos'è? Il reale è ciò che, dice, è quel luogo in cui uno scrittore fa un'esperienza di verità. Misterioso. Il reale che cos'è? Una cosa che tutti noi sentiamo come vero dentro, diciamo. Quindi noi abbiamo una sensazione di verità, qualcosa che riguarda i nostri fatti reali, che non attengono i fatti accaduti, diciamo, no? Attengono il nostro sentire, quando proviamo un'angoscia per una cosa, una felicità per un'altra, una gioia per un'altra, ciò che ho provato, che ne so, quando è morto mio padre, quando ho dato il primo bacio, quando mi sono sposato, quando sono stato davanti al magistrato, al giudice divorzista, che ha divorziato, cioè queste cose io le so, le ho dentro, no? E non attengono ai fatti. A me, dice Forest, a me interessa riuscire a raccontare queste cose qua. E chiaramente queste sono totalmente, come si può dire, sfuggono
ha una prova dei fatti, non c'è nessuno che può confermare o non confermare se le cose sono andate davvero così, però attengono strettamente al mio vissuto. Ecco, allora, questa, chiaramente questo tipo di scrittura, questo tipo di letteratura ha un'intenzione opposta a quella dell'autofiction. Allargando il campo fanno la stessa cosa, perché anche quella nota che abbiamo letto stamattina a scuola, no? Adesso è troppo lungo spiegare, insomma, a un certo punto in calce a un mio libro c'è una nota in cui io spiego che questo è, i fatti sono andati davvero così, queste sono le persone coinvolte, sono tutti fatti accaduti, sono persone vere, i nomi sono veri, sono tutti coinvolti. Questo accanimento qua, nella seconda edizione, ho tolto una nota. Di questo ne abbiamo parlato. No, ho tolto quella nota perché era chiaramente irrilevante per il lettore, perché il lettore la faceva comunque precipitare nella categoria del romanzo, quella storia, perché è così, no? E quindi capisco che anche i miei libri possano rientrare a pieno titolo nella categoria autofiction, perché, voglio dire, finiscono, quindi se un autore, se un critico dice che è così, per forza cose è così. Però l'orientamento è un orientamento diverso. Ecco, un orientamento. I tre libri dell'autobiografia di Canetti hanno a che vedere con il libro che ho scritto. Hanno a che vedere, nel senso che io cerco di andare su quella strada lì. I libri del secondo Kundera hanno a che vedere con questo libro. Questo è un libro che ha una forma veramente spuria, dove non c'è una trama, come si diceva prima, e dove ci sono ampie porzioni anche di saggio, no? Come nell'ultimo Kundera, ad esempio, porzioni di saggio, di intrattenimento, di discorso. Ecco, questi sono magari i quattro libri di autobiografia di Thomas Bernhard, ad esempio. Ecco, è difficile dire che quella lì è autofiction. Non sappiamo se le cose che ci racconta Bernard di quando ha imparato ad andare in bicicletta col nonno sono fatti accaduti o meno, però è un momento di verità, no? Nessuno ha alcun dubbio su questo. Ecco. Farò delle risposte più brevi. Tutte queste parti del libro che riguardano vite, romanzi, e sono intrecciate in qualche modo tutte con la città di Trieste. Io, leggendo il libro, ho avuto l'impressione che siano in qualche modo tenute insieme da delle domande. Cioè, questo è un libro di domande, un libro che interroga, cioè con cui l'autore interroga se stesso, con cui interroga i lettori, più che fornire delle risposte in qualche modo predittive sulla propria vita. E una delle domande che mi ha più colpito è una delle domande che apre il libro. Noi all'inizio del libro incontriamo un bambino, e questo bambino a un certo punto si interroga e interroga anche il padre. Io chiederei a Mauro Kovacic di leggere questo brano, anche perché c'è una breve frase in dialetto che è letta da una calabrese e darebbe un effetto un po' perturbante, quindi chiederei di leggerlo. Sì. Vorrei un attimo contestualizzarlo. Allora, il bambino in scena sono io, a 7 anni. Siamo nel 72, il libro nasce con una specularità, diciamo, perché nel primo capitolo è mio padre che ha 7 anni, nel 45, e c'è un'azione che tra l'altro emerge attraverso degli appunti di mia nonna. Vabbè, è troppo complicato, insomma. C'è questo fatto, ok? Chi vuole se lo va a leggere. Dove c'è mio padre che ha 7 anni nel 45 porta una sedia attraversando la città di Trieste, ancora, diciamo, appena liberata dalle truppe titine. Ci sono le truppe di Tito, truppe jugoslave che hanno appena liberato la città. C'è questo bambino di 7 anni che attraversa la città con una sedia in testa. Questo è il primo capitolo. Nel secondo capitolo, quel bambino ha 32 anni, e ha un figlio, che sono io, che ne ha 7, quindi si crea questa
passaggio. E anche qua c'è un altro fatto importante, importante per la storia di Trieste. Nel 72, a un certo punto, i Fedayin, nell'agosto del 72, un mese prima di diventare i Fedayin di Settembre Nero, diciamo, fanno esplodere due mega cisterne dell'oleodotto, un oleodotto importante che stava proprio nella periferia della città caresana, molto vicino alla città. E mio padre mi porta con la Vespa l'indomani a vedere queste enormi colonne di fumo. È stato un fatto eccezionale chiaramente per la città, chi è che ha fatto, non ha fatto questa cosa, si è creata questa... E quindi c'erano tutti curiosi sulle alture della città, come degli indiani, che guardavano questo. Per dire enormi intendo grandi come il Colosseo, le cisterne, uno stadio, quindi proprio enormi. Questo fatto è stato traumatico per tutti, ma soprattutto per me bambino. Io ho pensato che cominciasse la guerra, ho chiesto a mio padre se eravamo in guerra, e mio padre, in modo possibile semplificando, diciamo, ho cercato di spiegargli che non eravamo in guerra, e ha cominciato a fare questa cosa: chi sono i buoni, chi i cattivi, gli indiani, i cowboy, gli israeliani, i palestinesi. E qui siamo in questo momento in cui mi spiega un po' queste cose. No, perché altrimenti non... Sì, tutto questo accade in un momento in cui Trieste è ancora una città divisa in due zone. Lo dico, so che dico delle cose scontate, ma forse è caso di ripeterle. Cioè, Trieste, che è stato protettorato anglo-americano dal 45 al 54, era divisa in una zona A, che era di controllo anglo-americano, e in una zona B, che era di controllo jugoslavo. Queste due zone, nelle quali noi triestini transitavamo tranquillamente da una parte all'altra, però era comunque già il segno, ancora matita, poi sarebbe diventato a penna, della cortina di ferro, cioè quello che divideva il mondo comunista dal mondo capitalista. Stava proprio sotto casa mia, diciamo. Ecco. Allora, questa cosa poi è diventata, nel 75, il confine tra l'Italia e la Jugoslavia. Nel 72 si andava ancora tranquillamente da una parte all'altra, anche senza passaporto. Quindi è questa la situazione che dovete pensare. E un bambino a quei tempi aveva le idee per forza confuse. Siamo in guerra, non siamo in guerra? Questa voi che leggo. Cioè sì, che a un certo punto il bambino, vuol dire, si interroga sulla sua identità. Come se non bastasse, la mattina dell'incendio c'è un altro tarlo venuto a tormentarmi. Ovviamente non faccio più domande, devo ancora smaltire l'umiliazione. Però, mentre fingo di osservare ciò che ha smesso di interessarmi da un pezzo, forse era meglio avvicinarsi allo spettacolo come gli altri, sentire il caldo, le sirene, la nuova questione scorre nelle radicette rosa del mio cervello, imponendosi come un enigma talmente ostico che forse neppure Flavio, cioè mio padre, saprebbe sciogliere. Se sono italiano, perché mi chiamo Kovacic? Anzi, se sono italiano, perché mi chiamo Kovacic? I miei pensieri andrebbero tutti espressi in dialetto. Evito di farlo solo per non appesantire il testo più del necessario, ma i triestini pensano così. E sarà solo al terzo anno di permanenza fuori città che una mattina, da giovane insegnante di liceo a Pordenone, mi alzerò dal letto sconvolto per aver sognato in italiano. Comunque sia, tornando al 1972, non serve certo un bambino sveglio come me per capire che il nostro cognome starebbe molto meglio in zona B. Sento puzza di impostura. Che ci facciamo noi coi buoni? Questo vorrei sapere, ma non oso. Perché mio padre dice, buoni siamo noi, poi dalla parte ci sono quelli che stanno in zona B. E dico, ma strano che noi in zona B andiamo a far benzina, andiamo a comprare la carne, andiamo a fare i bagni di mare, e soprattutto quelli si chiamano proprio come noi. Strana questa cosa che io mi chiamo come i cattivi, e comincio a creare un... Sì, sempre in questo frammento il bambino dice sento puzza di impostura, e questa affermazione mi ha fatto in parte tornare in mente la chiusura del romanzo A nome tuo, in cui in questo passo, nella lettera finale che chiude il libro, c'è questa affermazione: essere di Trieste permette di avere affinità con la menzogna. Che rapporto c'è tra essere triestini e la menzogna? Diciamo,
Secondo me menzogna è una parola forte, però ha a che vedere con l'impostura, secondo me, però con una sensazione di impostura, nel senso che, ripeto quello che dicevo prima, ci sono dei modelli molto importanti, molto nobili che io nel libro cito, no? Nella categoria letteratura minore. Letteratura minore è una categoria che si sono inventati due filosofi francesi, Gilles Deleuze e Félix Guattari nel 75, a proposito di un saggio di su Kafka, dicendo esiste una forma di letteratura come quella di Kafka, che quindi non è una letteratura minore nel senso che di serie B, ovviamente, nella quale uno scrittore fa un uso sovversivo, diciamo un uso minoritario di una lingua maggiore. Kafka era praghese e scrive in tedesco. Scrivere da praghese in tedesco in quel momento, no, rispetto all'impero, è una forma di sovversione, perché è un uso del tedesco che non è quello istituzionale di Goethe, diciamo. Ecco. Ora, gli scrittori che fanno un uso minoritario di una lingua maggiore cadono in questa categoria della letteratura minore. Nel libro io ho un incontro, tanto per spiegarvi che il libro è fatto di nessi anche del tutto casuali, ho un incontro, anche quello casuale, nel senso che ho avuto la fortuna di leggere al Festival a Milanesiana, a Milano, un racconto dopo John Maxwell Coetzee, e John Maxwell Coetzee per me è un modello, un gigante, e quindi poi abbiamo parlato a lungo a cena, o meglio io ho parlato, lui ha ascoltato e ha annuito ogni tanto. E John Maxwell Coetzee è un altro caso, diciamo, di letteratura minore, perché è uno scrittore di un inglese elegantissimo, bellissimo, che ha studiato l'inglese a scuola, perché a casa parlava l'afrikaner, lui era un afrikaner, parlava, era un boero, della famiglia boera, e parlava questo dialetto, diciamo, in famiglia. Ecco, allora, questo atteggiamento nei confronti della, virgolette, tua lingua è un atteggiamento che ha a che fare, non con la menzogna, io non è che dico bugie, diciamo, ma ha a che fare un po' con l'impostura. È come se, io, ripeto, ho trovato casa nell'italiano, cioè l'italiano è la mia casa, io tra l'altro vivo anche delle parole italiane, sì, vivo a Roma tra l'altro, ma vivo anche delle parole italiane. Eppure c'è questo senso di non sentirsi veramente a casa propria, ma non che potrei sentirmi a casa mia altrove, è quella casa mia, però è un senso di estraneità che scorre nel sotterraneo, ovviamente, ecco, poi devo farlo venire fuori per renderlo così esplicito, però c'è comunque un elemento, una specie di basso continuo che scorre sotto e che mi fa sapere che mi sono appropriato di qualcosa che non era proprio mio. Ecco. Questo ha a che vedere con una specie di... non fa collimare bene i confini, ecco, tra la verità e tra la realtà e la finzione, fa sì che in effetti mentre parlo, mentre scrivo, ci sia sempre un elemento, insomma, menzogna è una parola veramente forte, però un elemento falsificante, un falsetto, ecco, è come se ci fosse una voce in falsetto, ecco, in questo senso. Sempre a proposito di essere stranieri, sentirsi stranieri, nel libro si incontrano diverse figure che intrecciano la città di Trieste, che appartengono anche al mondo anglofono. Ci sono gli americani, le truppe americane che occupano la città, e tra di esse c'è una figura che in qualche modo si staglia nella sua particolarità, che è quella di Ian Morris, di cui viene raccontata anche la storia. Sembra Ian Morris è legata alla definizione di Trieste come non luogo. È una definizione che mi ha colpito perché va in parte contro ciò che noi oggi comunemente intendiamo come non luogo, no? Ma Cogè ci dice che il non luogo è in qualche modo quella zona priva di identità, in cui le persone si incrociano senza viverle, gli aeroporti, i centri commerciali, e paradossalmente invece di essere non luogo nella sua stratificazione identitaria. Se
può approfondirlo? Sì, in effetti è così, la sua stratificazione identitaria è una definizione perfetta, cioè è diventata tante cose perché si sono accumulati strati su strati, no? Come se si fossero affastellati vari strati di identità. E quindi che cos'è Trieste? Certo, non è un luogo nel senso di Auger, ma nello stesso tempo è una città che è stata, per chi arriva dall'Italia, ha l'impressione che abbia un effetto slavo. Io conosco un sacco di amici che arrivano e dicono: ma sembra già una cosa un po' slava, una città un po' slava. Poi c'è tutta questa infilata di palazzi neoclassici asburgici, poi c'è anche il nuovo maquillage asburgico di Trieste, perché è un altro elemento interessante, come l'eredità asburgica viene accentuata ad arte come motivo anche di interesse turistico, no? Perché comunque il turismo culturale va a cercare a Trieste l'eredità asburgica, e quindi il comune, l'amministrazione comunale doppa la città di cose asburgiche, quindi non so, sono fioriti lampioni fatti l'altro ieri in stile Jugendstil, tu vedi lo Jugendstil dappertutto, dicevo, come mai sta così Jugendstil? Chi l'ha fatta? L'ha fatta un'azienda friulana ieri. Ecco, quindi si crea anche questa specie di parco tematico Jugendstil, questo parco tematico, perché ha a che vedere con, insomma, è anche comprensibile con questa cosa trainante del turismo culturale. Ma Trieste in effetti è fluttuante, allora lì poi ero arrivato attraverso un discorso anche lì, insomma, per una serie di nessi che adesso raccontarli così non ha senso, insomma, nel libro credo siano anche divertenti. C'è anche, a un certo punto capita, ci sono anche 2 anni di Freud a Trieste che studia il sesso delle anguille, ad esempio, che cosa c'era? Lì capitava bene Jan Morris, perché Jan Morris, prima di essere Jan Morris, era James Morris. Questa donna è stata per i primi 26, credo 30 anni della sua vita un uomo, è nota come scrittrice di viaggi, scrittrice di libri di città, di travelogues, soprattutto, non solo, però è stata un soldato della regina britannica, è uno di quelli che è entrato a liberare Trieste come uomo, diciamo, come nel suo primo tempo del film, ha conosciuto Trieste, ha scritto un bellissimo libro su Trieste, e a me è venuto spontaneo dire che forse era così sensibile, capace di restituire questa specie di indeterminazione, di fluttuanza della città, perché aveva una sensibilità disposta a questa transizione, a questa fluttuanza, a questo passaggio. Non lo so, mi piaceva, mi sembrava che stesse bene nel discorso, non so quanto possa essere valida scientificamente questa cosa. Sì, tra i personaggi, ripeto, che si incontrano nel libro sono tanti e si incontrano con la naturalezza di una passeggiata, nel senso è come passeggiare nella città, anche nella vita di una persona, e fare questi incontri. Tra i personaggi che vengono ricordati nel libro c'è Pier Antonio Quarantotti Gambini, di cui lei ha anche curato la pubblicazione dei libri. E a un certo punto lui dichiara che se avesse deciso di scrivere la propria autobiografia l'avrebbe intitolata Un italiano sbagliato. Cosa significa essere un italiano sbagliato e perché anche l'opera di questo scrittore dovrebbe essere studiata e letta? Beh, l'italiano sbagliato credo che abbia a che vedere con quello che abbiamo detto prima, attiene un po' a questa specie di impostura, che poi è stata anche un complesso. Forse in questo anche c'è una grande somiglianza, credo, con la comunità italiana di Bolzano, non lo so, nel senso che parlo di quello che so, che non so voi, diciamo, ma a Trieste la comunità italiana ha vissuto a lungo un complesso di non sentirsi abbastanza italiana, di non venir percepita dal resto d'Italia come abbastanza italiana,
E questo ha provocato a Trieste una facile strumentalizzazione in senso nazionalista, soprattutto negli anni 70-80, ovviamente. E quindi in questo senso l'italiano sbagliato. 48 Gambini era uno scrittore che è nato da, diciamo, sotto quando l'Istria era ancora austriaca, cioè dallo Austro-Ungari. È diventato italiano quando è arrivato il fascismo, contro il quale ha combattuto da antifascista, e poi è stato scambiato invece, perché Trieste, un'altra cosa diciamo che era possibile quasi solo a Trieste si poteva essere antifascisti e anticomunisti insieme, diciamo, era abbastanza naturale, c'era la resistenza triestina nel 44, la parte della resistenza comunista deve affrontare un grande dilemma se sentirsi più italiani o più comunisti, e in blocco supera questa faticosamente, che tra l'altro è bellissima la storia dei comunisti triestini perché è veramente tormentata, e scelgono in modo abbastanza coerente il progetto internazionalista, il progetto, e quindi vanno con la Jugoslavia, e quindi tutti i comunisti triestini vanno diciamo ingrossare le fila della resistenza jugoslava, e il CLN resta in mano agli antifascisti anticomunisti. È cosa abbastanza curiosa. E 48 Gambini è uno di questi. È uno che da profugo istriano arriva a Trieste, diventa direttore della Biblioteca Civica di Trieste, nella quale ospita il CLN. Le sedute nascoste del CLN, quindi della resistenza partigiana, vengono fatte nei suoi uffici, e poi verrà additato come uno dei collaboratori, dovrà scappare da Trieste, si rifugierà a Venezia dove vivrà il resto della sua vita, viene additato uno dei collaboratori perché appunto lo sospettano di essere un collaboratore dei fascisti, e questa cosa verrà smentita poi dai fatti, dalla sua storia, però poi lui, diciamo, un po' si è dato la zappa per i piedi, perché arrivato a Venezia, essendo un profondo anticomunista, ha messo su una radio, Radio Venezia Giulia, e da Venezia faceva la propaganda anticomunista della comunità italiana che stava ancora in Istria, perché tutti i comunisti, tutti gli italiani d'Istria che non erano ancora venuti in Italia ed erano ancora lì, e quindi ormai erano, diciamo, in un territorio che aveva cambiato di nuovo identità, era diventato jugoslavo, quindi prima austriaco, poi italiano, ora jugoslavo, ricevevano queste invocazioni a resistere da parte di 48 Gambini da Venezia. Nonostante tutto quello che ho detto sulla sua biografia, così diciamo incerta, è un grande scrittore 48 Gambini. Secondo me è un grande scrittore, è uno scrittore dimenticato, morto nel 65, morto presto, e come spesso alle volte succede, insomma, anche, diciamo, non ha avuto fortuna nella trasmissione, però è un grande scrittore secondo me. Allora, rimanendo un po' in Istria, il libro si chiude con il racconto di un viaggio, questo ideale viaggio di formazione in Istria, in cui ci sono due incontri letterari importanti. Uno è quello con Fulvio Tomizza, l'autore di Materada, e l'altro incontro è quello, sempre ideale, con lo scrittore croato Ivan Goran Kovacic. Cosa accomuna queste due figure? Perché ricordarle, anche perché studiarle? Sono due grandi scrittori, credo che sia solo questo che li accomuni. Non ci sono tanti elementi comuni. Li accomuna piccoli, appunto, anche qui, piccoli fatti miei quotidiani che li hanno messi insieme, ma non hanno molte cose in comune. Allora, provo a essere sintetico, a farvi capire perché entrano tutti questi personaggi nel libro. Mio padre faceva l'autista di autobus. A un certo punto dice, c'è un mio amico, mio collega,
che passa tutti i minuti tra un capolinea e l'altro, o non so, fermo in rimessa a leggere, a studiare, ha l'armadietto pieno di libri. Dice, è strano questo qua. E questo autista studia, fa le scuole serali, si diploma, non so, il perito e qualcosa, qui i professori a scuola dicono, tu sei troppo bravo, non puoi fermarti di fare università. Continuando a fare l'autista di autobus, poi l'azienda gli mette gli orari in modo che possa frequentare anche l'università, fa medicina, fa tutta medicina, diventa medico, apre un ambulatorio medico e tutti i suoi ex colleghi autisti chiaramente si riversano nell'ambulatorio di questo medico, che diventa il mio medico di famiglia. Quindi io, a un certo punto, acquisisco questo Silvio Giugovas, che mi va di ricordare perché è stata una grande persona, tra l'altro è morto di recente, ma è stata veramente una grande persona. Anche qui, come vedete, sono persone, il libro è un romanzo di persone, non ci sono personaggi. Gli anni passano, certo, io comincio a incuriosirmi a questa persona, in modo abbastanza casuale, adesso è troppo lunga la cosa, insomma, in un modo abbastanza casuale viene fuori che Silvio Giugovas era, la famiglia Giugovas era dirimpettaia, era proprio di fronte alla famiglia Tomizza a Materada. Cioè, questo signore era cresciuto accanto alla famiglia di Fulvio Tomizza. Fulvio Tomizza era un suo compagno di giochi. Materada era un villaggio, non so come dire, che ne so, Trafoi, non so, Comagoi, un villaggio, cioè un piccolo paese, insomma. Ecco, questo posto era diventato, cioè da questo posto erano partiti entrambi in due tempi diversi. Uno era diventato un famoso scrittore, uno era diventato autista di autobus e poi medico. Erano finiti ad abitare a Trieste, vicinissimi l'uno dall'altro. Quindi io non è che a un certo punto ho fatto entrare Fulvio Tomizza nella storia perché sentivo che fosse necessario in un ritratto della Trieste letteraria, perché appunto questo libro non è una rassegna di personaggi importanti. Io ho fatto rientrare Fulvio Tomizza in questo libro perché era un caso troppo interessante dal punto di vista narrativo questa coincidenza, non fosse altro che il fatto che il più bel libro di Fulvio Tomizza, secondo me, è il suo esordio e racconta proprio l'esodo da Materada, il titolo è Materada, quindi questa città, che è anche il titolo del suo più bel libro, era il posto in cui entrambe queste due persone sono partite. Quindi nel libro, alla fine, io racconto la storia di Silvio Giugovas, non di Fulvio Tomizza, però attraverso la storia di Fulvio dell'uno racconto dell'altro. È così che funziona il libro, insomma. Ecco, la stessa cosa con Ivan Goran Kovacic. Ivan Goran Kovacic è uno scrittore, un poeta assolutamente sconosciuto, che in Jugoslavia, durante la Jugoslavia, quindi nei 50 anni di Jugoslavia, è stato il poeta vate, come per noi Carducci. Ci sono mille scuole, mille licei intitolati a Ivan Goran Kovacic, ci sono mille cose intitolate a Ivan Goran Kovacic, perché è stato un poeta vate della nazione. Ha scritto un poema importante, Yama, che è stato tradotto una volta in piccolissima edizione, poi è scomparsa nel 78 in Italia, in italiano. Questo scrittore, con cui ahimè non ho nessun rapporto di parentela, nel senso che l'inizio però anche qui nasce da questo aspetto puramente, quindi, casuale, il fatto che io mi chiami come lui, dicevo, questo scrittore è passato da essere il vate della Jugoslavia a essere un nemico per tutti gli stati della ex federazione, tranne che dello stato da cui è nato. Quindi io poi andando, cioè era croato, quindi poi io sono andato in due lunghi viaggi, molto belli tra l'altro, uno lo racconto qui, sulle tracce, perché non si capiva dove fosse rimasto il cadavere, è morto, sparato gli hanno sparato i cetnici nel 43, e quindi c'è anche una morte fantomatica, insomma, abbastanza misteriosa, una fine misteriosa.
E io cercavo se per caso, essendo stato così importante durante la Jugoslavia, ci fosse, che ne so, qualche una stele, una lapide, un monumento del posto in cui era morto. Non c'era niente. E alla fine di questa lunga ricerca, dove tutti mi trattavano male non appena pronunciassi il nome di Ivan Goran Kojic, cioè non capivo perché, una bibliotecaria a muso duro mi ha risposto, mi ha detto: ma perché dovremmo avere qualcosa di Ivan Goran Kojic che era croato? Ed erano passati 10 anni praticamente. Quindi prima lo studiavano a memoria alle elementari, tutti, e l'anno dopo trattavano così. Poi questa signora, però, vedendomi affranto, disperato, stanco, a un certo punto ha detto: guardi, se lei vuole trovare una vera tomba di Ivan Goran Kojic, deve trovare questa. Sbam! E mi ha buttato sul tavolo le poesie di Paul Éluard. Io ho detto: che c'entra Paul Éluard? E beh, Paul Éluard, poi nel libro, ha scritto una poesia in omaggio al tombò di Ivan Goran Kojic, nella quale lui, da poeta comunista, che nel 1945 va come in tournée, perché è un grandissimo, celebre poeta internazionale, europeo, va in tournée nella Jugoslavia liberata, arriva a un certo punto i partigiani dicono: sai che noi abbiamo un grande, uno che è morto recentemente, uno che spacca di brutto, uno fighissimo, come si chiama? Ivan Goran Kojic. E dice: ah, lui tra l'altro non sa il serbo croato, l'ha scritto il serbo croato, e però resta colpito dall'aura anche leggendaria che già aveva questo poeta, e gli scrive questo omaggio. Quindi, diciamo, se c'è una tomba che lo ricordi, è una tomba fatta di diversi, ed è quella di Paul Éluard. Il libro è fatto così. Cioè, si salta di palo in frasca. La struttura è questa, saltare di palo in frasca. Allora, io proseguirei la conversazione anche col pubblico, perché so che c'è anche un gruppo di lettura che ha letto alcuni racconti, alcune opere di Mauro Kovacic, quindi se c'è qualcuno che vuole continuare la conversazione ponendo delle domande, lascerei la parola. Non è una domanda, è un'osservazione. Lo scrittore ha parlato di impostura della lingua, che la letteratura italiana è un'impostura che ha una lunga tradizione. Alfieri non parlava italiano, la maggior parte degli scrittori fino ad oggi praticamente non parla italiano, ma decide di scrivere in italiano. Ma al di là di questo, no, al di là di questo bilinguismo presente nella cultura italiana dall'origine ad origine, penso sia opportuno ricordare che nel momento in cui ci si mette a scrivere, in realtà si entra in un sistema che non è più quello della lingua comune. Faccio un esempio, faccio un po' come il suo libro, no? Noi prendiamo per esempio Leopardi e leggiamo le poesie di Leopardi, troviamo tranquillamente, ho ritrovato un verso bellissimo, il novellare le stelle di Nodina, che è in Petrarca. Perché? Perché il poeta non scrive, il referente del poeta non è la realtà, così come dello scrittore non è la realtà. Come ci ha insegnato il postmoderno, il referente del romanzo è l'altro romanzo, cioè la lingua romanzesca, quindi la letteratura. Quindi diciamo che alla base di ogni narrazione c'è una impostura, se vogliamo parlare di impostura, non solo nel suo caso legato al fatto della presenza di due lingue, o anche più lingue, no? Sì, sono d'accordo. Io credo che ci siano, adesso diciamo, credo che ci siano anche però degli approcci diversi anche in letteratura, nel senso che ci sono scrittori che scrivono libri formati da altri libri, diciamo, ci sono scrittori che lottano in tutti i modi perché questo non accada. Come? Lottano. Sì, no, certo. E vabbè, questa è una visione, capito? Questa è una visione postmoderna, certo, è derridiana, diciamo, una visione per cui, come dire, innanzitutto c'è la scrittura, però ci sono
scrittori che al contrario fanno tentano di lavorare sulla vita e non sul testo, diciamo. Quindi si mettono in gioco in prima persona. Faccio un esempio, un scrittore che a me sta a cuore, Goffredo Parise. Goffredo Parise diceva, beh, ci sono i letterati e gli scrittori. Facciamo due esempi. Italo Calvino o Goffredo Parise. O Goffredo Parise, non so, è Borges. Allora, Borges e Italo Calvino le darebbero immediatamente ragione. Goffredo Parise farebbe molta più fatica, perché uno che ha preferito, non so, andare a vedere come funzionavano le guerre in Indocina, perché ha fatto il Vietnam, è stato un curioso, ha scritto anche, diciamo, dei libri che adesso si definirebbero di non fiction, dei libri di reportage, ha affiancato all'attività schiettamente romanzesca un'attività di non fiction literature, non so, qualcosa del genere. E partiva dal presupposto che fosse un imperativo, diciamo, per lo scrittore fare tutto il contrario di ciò che fa il letterato, cioè che vive tra i libri, vive in una situazione protetta e al contrario si mette in gioco nella vita. Poi lei mi risponderà, questo mettersi in gioco nella vita alla fine è fatto di testi, però è un approccio diverso. Non è d'accordo? No, non sono molto d'accordo. Ho presente, poi chiudo qua perché chiaramente è un interesse mio personale questo. Ho presente il libro di Calvino, Il Cavaliere Inesistente, sì, in cui la suora che scrive è in realtà Bradamante che vive. Sì. Nel senso che c'è questa doppia identità nello scrittore, così come rileva anche Moron, non mi ricordo più il titolo dell'opera, è stato un po' di tempo, in cui c'è questa biforcazione fra l'io che vive e l'io che scrive. Dramma che Pavese vive in prima persona quando scrive non più parole, un gesto, non scriverò più. Ecco, chiudo qua. Penso che nel momento in cui ci si mette a scrivere, diciamo, ciò che viene scritto non è più la realtà, ma è mediato dal mezzo della scrittura e quindi tutta questa cultura che c'è dietro, tutta questa tradizione. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma anch'io sono d'accordo che, riducendo i minimi termini, che è il testo a fare lo scrittore e non è lo scrittore a fare il testo. Va bene, le va bene come sintesi? Sono d'accordo, però dipende poi, la differenza lo fa l'approccio, cioè, benissimo, siamo d'accordo su questo, però poi lei può leggere Georges Perec e può leggere Céline. Perec è uno che le darebbe immediatamente ragione. Céline è uno che, come dire, ha messo in gioco la sua vita, come dire, l'esperienza è un tratto dominante della letteratura di Céline. A prescindere dal fatto che senza che ci fosse una tradizione letteraria alle sue spalle, quell'esperienza non sarebbe stata detta, tutto quello che lei sta per dirmi. No. Io ho una curiosità, ho letto la sua trilogia iniziale, quella bellissima, questa era bellissima. No, dica bene quella bellissima. Quelle stellari, sono tre bellissime romanzi, veramente. E oltretutto mi è stato indicato da mio figlio che vive a Bruxelles. Già devi leggere come? Ho obbedito e sono stato contento. Volevo chiedere, anche quella è autobiografico o no? E chi a Bruxelles va alla grande? Sono lì. Sì, allora, adesso magari è tardi, facciamo fatica a fare queste distinzioni. Diciamo che io... Abbiamo parlato stamattina. Diciamo che i libri a cui lei si riferisce credo siano Per di fiato, Fiona e Prima di sparire, rappresentano un graduale processo di avvicinamento a quello che poi la mia scrittura è diventata, quanto all'identificazione con il personaggio, diciamo, nel senso che è la distanza tra me e il personaggio protagonista si è via via accorciata nel tempo fino a sparire. Poi non sparirà mai del tutto, va bene? È abbastanza sparita. Ecco. Allora, qui, a Per di fiato è ancora l'estremo opposto, peraltro.
mi assomiglia moltissimo al protagonista, anch'io corso le maratone, moltissime cose diciamo abbiamo in comune, non mai ai suoi livelli, però quella attiene alla classica operazione diciamo di trasfigurazione letteraria in cui uno inventa un personaggio al quale può o non può dare degli elementi suoi, diciamo, o di altri anche, no? Però quello resta un personaggio di carta. Altra cosa invece se io metto in scena, come in questo caso la mia famiglia, adesso vi ho parlato del mio medico, tutte, o dei miei amici che si chiamano esattamente come nel libro e fanno le cose che fanno nella vita, allora quella dimensione lì, pur essendo il mondo del testo, ciononostante è anche il mondo della mia vita. Ecco, allora questa è una cosa diversa rispetto ai libri che ha letto lei. Diciamo che lei, arrivando a Prima di sparire è l'inizio di questa vicenda, di questa specie di seconda parte del mio lavoro, perché Prima di sparire rappresenta il primo libro nel quale io ho messo in gioco la mia vita a tutti gli effetti. E quindi non racconto più una storia romanzata, perché credo, questo secondo me è uno dei temi a cui io tengo molto, veramente immagino siamo tutti stanchi, però insomma io credo che il romanzo abbia la robustezza per essere, e anche l'elasticità per permettere delle forme diverse, che non siano quelle dell'impianto classico, diciamo ottocentesco per intenderci, ma possa ospitare delle forme narrative anche molto diverse, nelle quali ad esempio può emanciparsi dalla schiavitù della trama, soprattutto considerando che la trama come forma di intrattenimento in gran parte è sottratta da altre forme espressive. Cioè ormai, non so, le serie TV, uno va su Netflix e ha trame proprio in continuazione, ci sono persone bravissime, intelligentissime, che studiano trame e producono trame. Quindi uno, se vuole trame, ne ha quante ne vuole adesso, in qualsiasi, in altre forme, in altri medium, diciamo. E quindi la letteratura, come la vedo io penso alla letteratura sempre come una forma di ricerca, una forma di conoscenza, forse può permettersi dei romanzi che non hanno più quell'aspetto lì. Peraltro esistono dei romanzi, non so, Melville ha scritto Moby Dick 150 anni fa, ed era un romanzo abbastanza strano se uno va a vederlo, no? Già il romanzo permetteva delle forme non necessariamente così come le immaginiamo nel senso classico. Quindi io credo che anche queste cose qua si possano chiamare romanzo, benché siano fatte da persone, non di personaggi, da personaggi. Ecco. No, volevo cercare di salutarvi con un, non so, magari ci sono altre domande, ma salutarvi con un brametto che dimostrava che la mia impostura non era solo testuale, ma era anche effettiva. Però non sono riuscito a trovare. Tanto se c'è qualche domanda lo cerco. C'è qualche... Cioè che sono un impostore domanda? Anche nei fatti. Io avevo un tizio triestino. Essere impostori. Se non ci sono domande le farei soltanto una io nel finale. Sì? Per riallacciandomi questi discorsi che sono stati fatti sulla scrittura. La partenza è stata il romanzo tradizionale, poi ci si è avvicinati al romanzo autobiografico, poi c'è stata la tappa dell'autobiografia. Quale sarà la prossima tappa letteraria della scrittura di Mauro Kovacic? Adesso sto scrivendo un libro abbastanza simile a questo. Non lo so, diciamo che io a questo momento sto lavorando su dei libri che sono fatti così, ecco, dove l'elemento cartografico, l'elemento geografico, stare in un posto, connettere varie cose di alto, basso, non so, la cartoleria con quello che ha scritto il libro, con quello che vende i pasticcini, insomma, creare delle cose, però sono molto molto interessato a fare in modo che la vita entri nella letteratura, ecco, entri nella letteratura con tutti questi elementi anti
Ah sì, insomma, anti-romanzeschi, o non romanzeschi che comporta. Riesco a trovarlo. Studiate la storia della copertina. Aggiunge una domanda dal pubblico sulla storia della copertina del libro. Abbiamo, leggendo il libro, un po' approfondito la storia della copertina del libro, che è una foto di Jane Long, di questa artista australiana che lavora sulla fotografia e che ha recuperato l'archivio di questo fotografo rumeno, Costiță Axinte, credo che si pronunci, e che poi ha rielaborato. Come si è arrivati alla scelta di questa foto e qual è il legame tra questa copertina poi e un po' la storia del libro? Ci si è arrivati per fortuna e all'ultimo momento, nel senso che questo libro aveva un'altra copertina fino a pochi giorni prima che andasse in stampa, che io avevo approvato a denti stretti. Dopo una serie di prove, questa no, l'ultima possibile, ho detto vabbè, facciamo questa qua. E poi all'ultimo momento l'editore, che è una persona, Elisabetta Sgarbi, ha trovato questa copertina e ho detto, forse provo a proporti questa qua. Io appena l'ho vista ho detto, è la copertina del libro. Tanto perché la sento molto mia, cioè la sento molto aderente al libro, ma per tantissime ragioni, anche banali, quei due bambini si vede che hanno sofferto, sono due bambini che hanno fatto la guerra, bambini così non se ne vedono più, diciamo, ecco, il bambino lì che posa in uno studio fotografico è abbastanza così, mi ricorda quello che sarebbe potuto essere mio padre all'epoca. Ma poi la composizione che ha fatto quest'artista, una composizione secondo me evocativa di questi due bambini che danno le spalle al futuro, diciamo, che si tengono al futuro le spalle, non guardano verso il futuro, no? Ma ce l'hanno alle spalle. Un gioco di cornici che è come se desse importanza a, cioè riportasse tutto al presente, insomma, ecco, tutto all'accadere del presente. Non so, ma quando l'ho visto ho detto, non so. Poi è una copertina che divide molto, perché ci sono quelli che proprio la rifiutano e quelli che la amano. Però, ci siamo ricordare un altro personaggio di quelli dimenticati che tu invece ricordi con molta passione, che è il compositore Antonio Bibalo. Due parole su quest'altro personaggio di cui parli. Sì, appunto, anche questo. Ivan Goran Kovacic è accaduto così. Ivan Goran Kovacic, io non sapevo, adesso ve ne ho parlato in modo professionale, non avevo più pari idea di chi sia. A un certo punto nel 98 mi invitano a un festival del racconto e due ragazze all'epoca, che adesso sono due professoresse dell'Università di Zagabria, mi dicono, senti, ma tu con Kovacic come sei? Io dico, Kovacic chi? Però a quel punto loro mi fotocopiano questo poema e comincia la mia storia con Ivan Goran Kovacic. Con Antonio Bibalo è venuto esattamente la stessa cosa. Antonio Bibalo, voi sapete chi è? No. Benissimo, nessuno sa chi è Antonio Bibalo. Antonio Bibalo, però, se uno va a Oslo e vede un passante così, dice, scusi, do you know Antonio Bibalo? Of course, the composer. Tutti. Cioè, Antonio Bibalo è diventato il più importante compositore del secondo Novecento in Scandinavia. Era un triestino che ha avuto una vita rocambolesca, incredibile, ma veramente rocambolesca, che non vi posso raccontare perché ha fatto di tutto. È che è sconosciuto in Italia, ma è sconosciuto anche in Germania, no, ad esempio, ma in Italia sì, che nessuno conosce, e che io ho conosciuto semplicemente, cioè non lui di persona, ma ne ho saputo l'esistenza anche qui casualmente, perché un mio amico compositore triestino a un certo punto mi ha detto, sì, no, perché poi comunque nessuno si occupa di Bibalo. Io ho detto, scusa, chi? Come? Bibalo, non sai? E questo qua mi ha raccontato in una festa rumorosissima, dicendomi 4-5 cose su questo compositore. Io ho detto, senti, dobbiamo vederci un giorno e mi racconti bene la sua storia. Quindi lui me l'ha raccontata bene, che era stato anche un suo allievo, diciamo.
E io l'ho raccontata, è uno dei mille casi di questo libro, insomma, ma è un personaggio è talmente unico come personaggio che io, quando ho cominciato a scrivere questo libro, ho accarezzato anche l'idea di scrivere un libro solo su di lui. Poi, cos'è successo? È successo che ha avuto un successo straordinario, scusate la cacofonia, ha avuto un successo straordinario Limonov di Emmanuel Carrère. Insomma, bellissimo libro. Tra l'altro Carrère è un altro, diciamo, che potrebbe entrare in tutto questo discorso su verità, finzione, quanto lui si mette in gioco, bla bla bla. Però se avessi fatto io un libro su Bibalo, le cui peripezie sono ancora più incredibili di quelle di Limonov, sarebbe passato, diciamo, agli occhi di tutti come un tentativo di scimmiottare un gigante, un altro più bravo, insomma. Quindi ho rimosso mi è passata la voglia, diciamo. Bene. Possiamo salutarci? Dobbiamo fare un applauso?